Ehi, rieccoci ancora qui, stanchi un po' per questo 2020, con tutte le cose tragiche che sono successe, tutti questi tutorials noiosi pubblicati. Dovete fare un ultimo sforzo per questi due programmini targati Wondershare, azienda sempre legata a questo canale. Mobile Trans e Doctor Phone. A cosa ci possono servire? Se riscontriamo dei problemi sui nostri dispositivi mobili oppure se vogliamo semplificare alcune operazioni. Ma partiamo dall'inizio cercando di non far confusione. In questo video viene mostrato Mobile Trans. In descrizione trovate quello dedicato a Dr. Phone. Esso consente un trasferimento di dati da un cellulare a un altro. Dati nel senso contenuti multimediali come foto, video, audio, vari backups delle app come WhatsApp e tanto tanto altro. Sul sito ufficiale c'è scritto tutto. Non solo trasferimenti, ma anche backups e ripristini. Inoltre c'è la possibilità di salvare i dati sul PC, oltre che ad un altro tipo di dispositivo. Faccio un banale esempio. Non voglio perdere tutta la cronologia delle chat di WhatsApp. Che faccio? Che faccio? Collego lo smartphone o il tablet al supporto di memorizzazione, magari un PC, e mi salvo tutto quanto in una cartella. Una sfidata, no? Bene, io non metterò in pratica questo esempio perché non sono registrato stranamente a WhatsApp, però vi mostro il trasferimento dei memo vocali da iPhone a Android. Prima di incominciare applico la licenza completa, altrimenti qualche funzione non me la fa portare a termine. C'è la tabella di comparazione sul sito ufficiale. Adesso collegate entrambi i dispositivi, accedete all'apposita sezione, impostate il mittente, il destinatario, dando consecutivamente le abilitazioni per la lettura dei dati, selezionate quello che volete trasferire. E infine, avviate la procedura col tasto Inizia, presente in basso a destra. Due accorgimenti: se vi si è disconnesso il cervello, facendo confusione con chi deve mandare e chi deve ricevere, c'è il bottone Scambia. Invece, se riscontrate dei problemi di connessione, c'è l'omonima voce. Ecco qui, nulla di complicato. Ora voglio provare a fare un backup di questo Galaxy S6 e voglio fare il salvataggio su PC. Ok, eccolo qui. Ultima voce. Ripristino, non le seguo altrimenti formato il mio terminale principale, neanche il Galaxy posso fare perché è aziendale, quindi ha mille protezioni. Comunque avete capito in generale cosa può fare. Bene, non ho altro da dire, tutto semplice semplice. Vi consiglio di andare a visualizzare anche l'altro video, il successivo, quello su Dr. Phone, che in teoria, anche nella pratica, è un software molto molto più completo rispetto a questo.